fuck, when will I find where I fit in? Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Utfi, sono ancora Andrea, oggi sono qui con lo storico squad builder del Milan, dopo quello dell'Inter, quindi iniziamo subito ad analizzarlo. In porta ovviamente non potevo non mettere Abbiati, dato che Dida non c'è, ho messo in porta Abbiati col terzino destro ovviamente Abate, che con 92 di velocità è veramente una roba allucinante, ma ormai da tanti FIFA lo sappiamo, seguito da Mexes, che col suo normale alto secondo me potrà risultare un altro giocatore. Poi ovviamente, come potevano mettere Thiagone Silva, che è stata una colonna del Milan, affiancato da Maxwell If, che oltretutto con un ottimo alto mi aiuta anche andare in tesa, seguito da Boateng, tornato da poco il Milan. E poi ho deciso di mettere centrocampista centrale Allan, un altro che mi fornisce molta copertura, poi Juninho, che poi capirete bene perché ho messo lui e non tanti altri magari brasiliani centrocampisti potevo mettere. Davanti centrocampista offensivo Kaká, If, da poco appunto uscito nella squadra della settimana. In attacco Pato, affiancato da Roberto Firmino, perché mi serviva un attaccante da BPL per fare intesa, ho provato a utilizzare lui da ATT, visto che è uscita anche la sua una versione AT If, ho detto proviamo a vedere come rende da ATT. Quindi iniziamo subito a cercare la prima partita. Qua come potete vedere, una cosa che ho trovato molto positiva è il recupero dei palloni a centrocampo, perché la coppiata Boateng e Allan veramente non fanno passare assolutamente nulla, delle bestie rare, mentre Kakà non mi sbaglia nessun passaggio. Ma tanto ragazzi miei, ci pensa Pato a sbagliare qualsiasi tiro, c'è una cosa imbarazzante Pato su FIFA 16, poi dopo vedrete bene anche perché dico questo. Ancora infatti qui Pato, ancora qua che mi sbaglia. Ovviamente poi arriva cross da calcio d'angolo di Kakà, colpo di testa di Thiago Silva e il gol è assicurato. Thiago Silva veramente bestiale, sia per il fattore offensivo nei colpi di testa, ma anche per il fattore difensivo, che è una roba allucinante. Infatti qua poi l'avversario mi ha quittato. Come vedete Kakà hanno 9,6 di voto, Pato 5,8, è una cosa indecente. Adesso vediamo, vi faccio vedere il replay dei due gol di Kakà. Eccolo qua il primo, che ovviamente è riuscito in scivolata di prima a buttarla subito dentro, una cosa incredibile. Questo gol mi è piaciuto veramente molto, anche se portiere non è stato il massimo. Poi qui ancora Kakà con un grandissimo controllo e poi un tiro sul secondo palo, anche questo è veramente un gol che mi è piaciuto stratanto. Come vedete qua ancora la difesa recupera bene palla da centrocampo, riesco a riprenderla, impostare in maniera facile il gioco. Come vedete Kakà non sbaglia mai un passaggio. Poi qui vediamo Boateng che va sempre avanti e indietro, si trova ovunque anche se non è riuscito ad arrivare su questa palla. Poi qua passiamo ad analizzare un po' la difesa. Come vedete la difesa in pratica è Thiago Silva, lui è il simbolo di questa difesa perché riesce sempre a prendere pallone. Come vedete qui, anche se magari a centrocampo ogni tanto non riesco a recuperare subito la palla, c'è sempre Thiago Silva pronto a chiudere, ed eccone qua un altro esempio di chiusura Thiago Silva. Ancora qui mettiamo che Mexes liscia il pallone, arriva Thiago Silva, si mette davanti e blocca tutto. Qua invece vediamo perché ho scelto quel centrocampista argento. Guardate qua cosa mi combina, una rovesciata che si stampa sull'incrocio pieno. Fra le tante sue abilità, comunque questa è una di quelle lì. Momento Pato. Vedete qua parte Pato, contropiede, attenzione veloce, arriva Pato, tiro, fuori. Vabbè. Momento Pato 2.0. Ancora qui Pato, scatta velocità, riesco a saltare l'uomo, resistere in maniera incredibile, di filo, poi c'è il tiro, fuori. Però, finalmente ogni tanto, anzi ogni tanto, l'unica volta che si è riuscito a svegliare è riuscito a farmi anche un bel gol volendo, dritto sul primo palo, facile facile, se sbagliava pure questa veramente io non sapevo più cosa fare. Qui di nuovo un'altra impostazione, ancora Pato che sembra essersi preso bene dopo quel gol, mi fa un buon lancio per Boateng che di fisico si impone, però non riesce a buttarla dentro. Di nuovo qui ancora Juninho che allarga la palla, si riporta in davanti al portiere, provo il tiro, gol. Un fuorigioco inesistente. Dov'è il fuorigioco? Qui ancora un'altra ripartenza da centrocampo. Come state notando, Kakà si vede un po' di meno perché verso il finale ho notato che tende a sparire per la sua mancanza di forma fisica. Però qua ancora si rispunta davanti. Un altro tocco morbido sul primo palo e gol di Kakà, che praticamente mi ha segnato in tutte le partite. Quindi spero che questo squad builder storico del Milan vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tanti tanti bei mi piace. Ci vedremo in un nuovo squad builder. Ciao a tutti ragazzi.